Buonasera ragazzi, buonasera carissimi genitori, eccoci qui con il nostro appuntamento domenicale. Oggi è passato appena un giorno dalla festa del primo maggio, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori e mi sembra doveroso, oltre che necessario, portare alla vostra attenzione come spunto di riflessione, direi come anche come comunicazione, tre sfaccettature del lavoro. Il lavoro inteso come capacità di fare, sia esso dal punto di vista intellettuale piuttosto che pratico, la capacità quindi di realizzarsi e di realizzare che ognuno di noi può raggiungere attraverso il lavoro. Il lavoro inteso come progetto, cioè il lavoro inteso come la possibilità che ognuno di noi, qualsiasi uomo, qualsiasi donna, attraverso il lavoro, dicevo, possa realizzare il suo progetto di vita. Il progetto che praticamente in concreto, con tante difficoltà, con tanti limiti, con tante vicissitudini, permetterebbe e ci auguriamo permetta a ognuno di voi ragazzi di realizzare ciò che avete nella mente e ciò che avete nel cuore. Infine, la terza sfaccettatura, il lavoro educativo, il lavoro che quotidianamente i formatori, gli educatori, gli insegnanti, tutti coloro i quali all'interno della nostra struttura vengono a contatto con voi, hanno con voi un lavoro di costruzione, un lavoro prima ancora di costruzione, un lavoro di semina. Si seminano dei contenuti, si seminano dei messaggi, si seminano degli insegnamenti che poi voi nel corso della vostra vita, mi auguro, riusciate nel corso della lunga vita lavorativa che ai voi vi toccherà davanti, possiate raccoglierne i frutti. Infine, una sottolineatura per concludere il mio intervento al fatto che in concomitanza con il primo maggio si ricorda anche la figura di San Giuseppe, sebbene la data esatta della ricorrenza sia il 19 marzo, ma da alcuni anni convenzionalmente si riporta questa ricorrenza al primo maggio per suggellare ancora di più il ruolo di San Giuseppe rispetto a quello del lavoro. Bene, questo è anche l'anno speciale proclamato dal Papa l'8 dicembre del 2020 per un anno, l'anno speciale di San Giuseppe. L'anno speciale di San Giuseppe per ricordare questa figura che all'interno della Chiesa, all'interno di quello che è stato quell'evento che ha cambiato la vita e la storia di milioni e milioni di uomini e di donne, ebbene, la figura di San Giuseppe, colui il quale attraverso il suo essere concreto, attraverso il suo lavoro, attraverso il suo impegno, attraverso il suo sacrificio umile ma concreto, provvedeva ai bisogni in primis della sua famiglia, ma soprattutto la realizzazione di un progetto che parte da basi concrete per, diciamo così, svilupparsi raggiungendo i livelli più alti. Bene, questo richiamo in questo anno speciale di San Giuseppe, questo richiamo alla figura di Giuseppe, ma soprattutto alla sua figura di uomo pratico, concreto, è l'esortazione con cui concludo il mio saluto questa sera. Inizia il mese di maggio, mese tra l'altro dedicato alla Madonna, inizia un mese importante per concludere bene questo anno scolastico un po' travagliato. Le informazioni riferite alle situazioni pratiche ve le abbiamo già trasmesse attraverso le varie circolari nei giorni scorsi. Ebbene, l'invito a essere, diciamo così, fedeli all'insegnamento di San Giuseppe, concreti. Abbiamo un mese, poco più di 4 settimane, e la stragrande maggioranza dei nostri corsi, dei percorsi FP, si conclude. L'importanza di iniziare bene, a cominciare domani questo mese di maggio, per quelli di terza e di quarta ricordo l'appuntamento con i preesami, soprattutto per concludere nel migliore dei modi. È un mese decisivo, l'impegno, l'essere concreti per portare a casa il miglior risultato possibile, nella fiduciosa speranza che il settembre prossimo sia un nuovo inizio, soprattutto un inizio, tra virgolette, nella normalità. Grazie ancora come sempre per
ciò che potrete fare vostro, diciamo, di quello che vi lascio come suggestione, come riflessione. Vi auguro una buona serata, una buona settimana e ci vediamo domenica prossima. Ciao!